è Gesù che viene innalzato. Nel momento in cui noi diciamo il nome di Gesù, il nome di Gesù viene innalzato e la bandiera di Cristo Gesù viene innalzata nella nostra vita. Amen, amen. È bello quando il corpo di Cristo si unisce per lodare il suo nome. Amen. Tutti, quando noi siamo riuniti, a Dio gli piace. Perché nella Bibbia non a caso è scritto quanto è bello, quanto è caro, quanto i fratelli dimorano insieme. E non abbandonate la comune adunanza, dice il Signore. Amen. Dove alcuni purtroppo hanno l'abitudine di fare. Non abbandonate. Quindi il Signore gli piace quando il corpo di Cristo è riunito insieme per lodare il suo nome, per ricevere la sua parola, perché vede che i suoi figli vogliono fare la sua volontà. Amen. Amen. Andiamo alla parola. Perché siamo qua per la parola. Andiamo a... vogliamo prendere soltanto direttamente il versetto 5 del capitolo di Salmo che abbiamo letto poco fa, dove dice proprio Salmo, ben di verso 5, dice proprio questo versetto: noi canteremo di gioia nella tua liberazione e alzeremo le nostre bandiere nel nome del nostro Dio. Noi canteremo lodi, dice la Bibbia, noi canteremo gioia nella tua liberazione. Quindi aspettati la liberazione del Signore, che per certo verrà nel nome di Gesù. E alzeremo la bandiera, significa che noi alzeremo il nome di Gesù. Amen. Perché Lui ci ha liberato, perché è il nome del nostro Dio. Qual è il nome della tua bandiera? Il nome di Gesù. Qual è il nome della tua liberazione? Il nome di Gesù, che è di sopra di ogni altro nome. Amen. Il nome di Gesù è colui che tu devi innalzare. La bandiera è il nome di Gesù. Alleluia. Gesù ha lottato per te, Gesù ha dato ogni cosa per te. Non te lo dimenticare mai. La Bibbia dice... in Isaia capitolo 59, prendiamolo, 19, vogliamo prendere il verso 1, che è bello pure, dove dice: ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, per guarire, per proteggerti, per tutto quello che hai bisogno. La mano di Dio non è corta. A volte la nostra mano può essere corta per poter fare dei miracoli, ma Dio è il Dio dei miracoli, quindi non dobbiamo dubitare di Lui, perché Dio la mano ce l'ha abbastanza lunga. A me, perché ha fondato ogni cosa nelle sue mani, il mondo l'ha creato Lui, a me ha fatto la creazione Lui, ha fatto anche a noi il Signore, quindi come non ci donerà le altre cose? Il Signore, la mano di Dio non è troppo corta per poter operare nella tua vita. A me è il diavolo che ti mette nella mente che Dio non può operare in questo problema. Dio può operare in qualsiasi problema, amen? Al di là di quello che tu vedi, al di là di quello che tu pensi, al di là di quello che tu credi, perché noi siamo limitati, Dio è senza limite, amen? Noi, quando abbiamo fede in Dio, una piccola fede, dice Gesù, quando un granel di senape, allora è capace di spostare le montagne, è capace di guarire, è capace di proteggerci, è capace di fare la qualsiasi che tu desideri. A me basta un granel di senape, la tua fede basata sulla parola di Dio, quando un granel di senape è piccolissimo, è quando la punta di un ago, se non andate a vedere. Io l'altra volta l'avevo in un sacchettino, c'avevo proprio il granello di senape. Era un seme piccolissimo, piccolissimo, ancora più piccolo del sesamo. Sapete quello per fare il pane, no? Ancora più piccolo. Eppure Gesù stesso prese proprio esempio di questo seme e disse: abbiate la fede come un granel di senape. Eppure questo granel di senape, se tu l'annaffi con la parola di Dio, diventa un albero dove gli uccelli trovano riposo. Sai che significa? Che nel momento che tu hai sperimentato Gesù nella tua vita, la tua fede cresce, puoi parlare agli altri. Nel momento che tu parli agli altri, tu diventi un albero che puoi aiutare anche gli altri a trovare rifugio, e con le tue mani puoi trovare anche, dare l'amore che Dio ha dato a te.
Amen. Attraverso di te il Signore ti può usare, attraverso di te le persone potranno venire a Dio, a Gesù Cristo, e trovare rifugio anche nel nome di Gesù attraverso di te. Perché? Perché tu hai cresciuto la tua fede, anche se era piccolina quando un granello di senape, l'hai cresciuta e l'hai fatta diventare un albero, perché ti sei basata o basato soltanto sulla parola di Dio, e questo seme ha preso frutto nella tua vita. Amen. Non fare che i problemi ti tolgono la fede, non fare problemi che ti tolgono il seme, perché il seme viene piantato nella nostra vita finché cresce, e può crescere soltanto in un modo: attraverso la parola di Dio, credendo soltanto alla parola di Dio, e non ai problemi. Amen. Certo, verranno gli uccelli. Gli uccelli significano i problemi, significa il diavolo che cercherà di mettere zizzania nella tua vita per prendere questo seme che il Signore ha dato. Eppure tu lo devi difendere, lo devi difendere con le tue mani, con i tuoi occhi, con le tue orecchie, con tutto quello che tu hai. Perché con i tuoi occhi? Perché il diavolo verrà a toglierti quel piccolo seme, verrà per fare in modo di togliere quel piccolo seme attraverso i tuoi occhi. Perché i tuoi occhi vedranno negativamente, non vedranno più la luce di Dio, e verranno attraverso le tue orecchie. Perché? Perché le tue orecchie sentiranno cose negative, contrarie alla parola di Dio. Ma tu lo devi custodire, lo devi proteggere questo seme, perché questo seme porterà vita alla tua vita e anche agli altri che ti circondano nel nome di Gesù. Non fare in modo che gli uccellacci del malaugurio entrino nella tua vita, cacciali nel nome di Gesù, come Abramo. Abramo, quando fece il sacrificio, il patto con Dio, che fece? Lui fece un patto con Dio. Nel momento in cui fece il patto con Dio, vennero gli uccelli per divorare il patto che aveva fatto, il sacrificio che aveva fatto per Dio. Allora lui con il bastone caccia via gli uccelli. Tu devi cacciare col bastone della parola di Dio a Satana e ai suoi angeli nel nome di Gesù. Fai come Abramo. Abramo aveva fede nella parola di Dio e non si fece togliere il patto. Amen. Noi siamo in un patto migliore, con migliori promesse tramite il sangue di Gesù. Gesù Cristo è il nostro patto. Gesù Cristo è morto per noi, per salvarci, per darci ogni cosa, per darci la salvezza, per darci la guarigione, per proteggerci. Dobbiamo soltanto affidarci a Lui e credere nella Sua parola, per come Lui ce l'ha detto. Amen. Prendete il bastone della parola anche come Mosè. Cacciate via il nemico nel nome di Gesù, bastonatolo con la parola di Dio. Quando tu parli la parola di Dio, tu alzi la bandiera e dici: il nome di Gesù è la mia bandiera, e nel nome di Gesù percuoto queste opere dell'inferno che vengono contro la mia vita, contro la mia famiglia, contro i miei figli, contro quello che io ci tengo. Nel nome di Gesù, via dalla mia vita, nel nome di Gesù dichiaro la parola di Dio, e tu sei percorso, Satana, nel nome di Gesù, fuori nel nome di Gesù. Dichiaro la parola di vita nella mia vita, nel nome di Gesù. Amen. Nel nome di Gesù tu puoi percuotere quest'opera dell'inferno, nel nome di Gesù, prendendo la parola. Sta scritto dove? Nella parola. La parola dice che quando quello che è scritto tu la dici, stai ricordando a Dio quello che è scritto, Dio lo vede, Dio opera nella tua vita. Amen. Non dimenticare mai la parola di Dio. La parola di Dio dice che nel momento della liberazione io conterò a Dio e alzerò la bandiera nel nome dell'Eterno, nel nome di Gesù io alzerò la bandiera. Amen. Perché Dio mi ha liberato. E la Bibbia dice in Isaia 59, che ancora a leggere, Isaia dice, ecco il versetto 1 dice: ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta, abbiamo detto, per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Molti ho sentito dire, purtroppo, quando uno viene meno nella fede, o magari vede troppe cose negative con i propri occhi, o sente dire delle cose negative, succede anche ai credenti, purtroppo, succede che vengono meno nella fede e cominciano a dire: ma il Signore non ascolta quello che dicono gli altri, quello che per esempio i dottori dicono, che fa? Non si ricorda di me. La parola dice tutta un'altra cosa. Dio dice che
Non è vero che lui non ci sente, lui ci sente perché ha creato l'orecchio. E quando il diavolo ti viene nella mente, ti viene nel tuo orecchio e ti sussurra, Dio non ascolta la tua preghiera, di l'orecchio l'ha fatto Dio, quindi ci sente. Nel nome di Gesù vai via nella mia vita. Nel nome di Gesù, amè. Quando Dio dice io ho fatto l'orecchio, è perché ti sta ascoltando. Dice, ma le vostre iniquità hanno prodotto una separazione fra voi e me. I vostri peccati hanno fatto nascondere la sua faccia da voi per non darvi ascolto. È il peccato che vi separa da Dio. Quando tu incominci a ascoltare il diavolo, a fare tutto quello che il diavolo dice nella tua vita e non ascoltare quello che Dio ti dice, tu ti stai separando. E Dio non è che non vuole intervenire nella tua vita. Sei tu che attraverso i tuoi pensieri, attraverso quello che senti di negativo, stai dando a retta. E non ascoltando più a Dio, Dio non può intervenire nella tua vita. Perché Dio ci ha resi liberi. Non come il diavolo schiavi, ma Dio ci rende liberi di scegliere. Amen? Di scegliere quello che noi vogliamo pensare, quello che noi vogliamo ascoltare. Ma oggi il Signore ti dice di ascoltare a Lui, perché se no tu ti separi. Non perché Dio non vuole operare, ma tu sei a separarti, non Dio a separarti da te. Tanto che è vero, nella sua parola, in Giovanni 3,16, è scritto che Dio ha tanto amato il mondo da aver dato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia vita eterna. Amen. Dio non è venuto, Gesù Cristo non è venuto in terra per condannare il mondo, ma affinché chiunque crede in lui sia salvato, perdonato, nel nome di Gesù, riconciliato con il Padre, nel nome di Gesù. Amen. Quindi è tutto il contrario che il diavolo ti sta dicendo nella tua mente. Dio ci vuole proprio, vuole fare pace con te. Devi essere tu a fare anche il passo. Poi dice la parola, andiamo nel versetto 19, dopo se lo leggete a casa, dice che il popolo di Dio si separò perché andava dietro alle cose che non, Dio non aveva detto, quindi per questo si era allontanato dal Signore. Però il versetto 19 incoraggia il popolo di Dio e dice, vogliamo prenderlo, sempre 59:19, l'ho fatto più corta perché se no, se incominciamo a meditare tutto quello che dice qua, ci fermiamo di nuovo e facciamo la terza volta sulla bandiera. Quindi, versetto 19, dice, la promessa del Redentore, qua parla, e dice, il versetto 16 dice, egli ha visto che non c'era più nessuno e si è stupito che nessuno intercedesse. Guardate, il popolo di Dio si era allontanato dal Signore. Non c'era più nessuno che pregava, non c'era nessuno che pregava per il popolo, non c'era nessuno che cercasse il Signore. E Dio si stupisce di questo. Allora il suo braccio gli è venuto in aiuto e la sua giustizia lo ha sostenuto. Si è rivestito di giustizia come di una corazza e si è posto in capo l'elmo della salvezza. Ha indossato gli abiti della vendetta e si è ricoperto di gelosia come di un manto. Egli renderà ciascuno secondo le sue opere, il furore dei suoi avversari, e il furore ai suoi avversari, la ricompensa ai suoi nemici. Dio ci vendicherà. Alle isole darà una retribuzione piena. Così si temerà in nome dell'Eterno, dall'ovest e dalla sua gloria. Quando l'avversario verrà, guardate, come una fiumana, lo spirito dell'Eterno alzerà contro di lui una bandiera. In nome di Gesù. Quando tu alzi il nome di Gesù, il nemico se ne andrà. Amen. Perché Dio l'ha stabilito, Dio alzerà la bandiera. Quando la fiumana cercherà di sommergerti, di distruggerti, Dio farà giustizia contro i tuoi nemici, vedrai la retribuzione degli empi e tu gioirai perché Dio ti ha liberato. Perché? Perché Dio ha alzato una bandiera nel nome di Gesù. Amen. Lo spirito dell'Eterno sarà contro di lui una bandiera nel nome di Gesù. Infatti continua e dice un Redentore
verrà. E chi è il nostro Redentore? Gesù Cristo che ci ha salvati. E per quelli convertiti dalla loro ribellione in Giacobbe, dice l'Eterno, per quelli che hanno cambiato, che non sono più sviati e che si sono messi di nuovo alla retta via, dice il Signore: quanto a me, questo è il mio patto con loro, dice l'Eterno, il mio spirito che è su di te e le mie parole che ho posto nella tua, cosa dice? Nella tua bocca. Vedete quanto è importante la bocca, quello che noi diciamo. Nella bocca ci deve essere la parola di Dio. E dice: il mio spirito che è su di te, le mie parole che ho posto sulla tua bocca, non si allontaneranno mai dalla tua bocca. Di nuovo. E quando tu ripeti la bocca, Signore? Se leggiamo nella parola di Dio, sempre dice bocca, parla la parola, non dimenticare la mia parola, parla la parola, parla. Perché nel momento in cui tu parli, crei. La parola di Dio crea. Amen? E Dio disse: sia la luce, e la luce fu. Avete visto? Dio disse: quando tu parli, non parli la tua parola, ma parli la parola di Dio. La parola di Dio non si deve allontanare dalla tua bocca. Non devi dire i problemi che ci sono, devi cambiare con la parola di Dio i problemi. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, questo problema se ne va, nel nome di Gesù, non c'è più, nel nome di Gesù. Satana, vattene nel nome di Gesù. Io non credo in te, ma credo alla parola di Dio, che Dio ha cambiato ogni situazione nel nome di Gesù. Io credo alla parola di Dio che non si allontana mai dalla mia bocca, anche nei momenti difficili. Dio cambia le situazioni. Quando? Quando tu parli la parola di Dio. Dice: non si allontaneranno mai dalla tua bocca, né dalla tua bocca progenie, né dalla tua bocca le progenie della tua progenie, dice l'Eterno, da ora e per sempre. Che significa? Che tu imparerai i tuoi figli a parlare la parola di Dio, tu guiderai i tuoi figli verso la parola di Dio, tu aiuterai i tuoi figli ad andare a Gesù, perché Gesù è la tua risposta. Gesù sarà la risposta dei tuoi figli, e il problema risolto dei tuoi figli sarà Gesù, perché la bandiera sarà innalzata e il nome dell'Eterno è Gesù. A me la nostra bandiera è Gesù, dice la Bibbia, perché la bandiera è stata innalzata. Dice: quando l'avversario verrà, verrà l'avversario per cercarti di farti cadere, però Dio dice: lo spirito dell'Eterno alzerà contro di lui. Non stai andando da sola nel tuo problema, non stai andando da sola nelle tue malattie, perché Dio ti ha liberata nel nome di Gesù, ti ha liberato nel nome di Gesù, ti ha guarito, ha portato su di sé la tua malattia, e per le sue lividure tu sei stato guarito, sei stata sanata nel nome di Gesù. Dice la Bibbia: quando verranno tutti i problemi di questo mondo e verranno come una fiumana, magari possono venire una pestalangia, non mi scandate, perché lo spirito dell'Eterno alzerà contro di lui una bandiera. Gesù, il Redentore, dice il versetto continuo, il Redentore verrà. Viene Gesù, Gesù non si allontana da te, Gesù viene, basta che lo chiami. C'era una canzone una volta, dice: chiamalo Gesù, chiamalo e vedi che verrà, chiamalo in ogni tempo e vedi che verrà. Gesù è con te, basta che tu lo chiami. Gesù, 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 a me Gesù viene e il diavolo scappa. A me nel nome di Gesù, gloria a Dio, alleluia. E dice la Bibbia, vi do un altro versetto, ce n'era ancora, però mi sa tanto che se no già facciamo più. Il Salmo 60, versetto 4, dice che questa bandiera dice: ma ora tu hai dato a quelli che ti temono, a quelli che ti temono. Io temo il Signore, voglio fare la sua volontà piena. Io sono stata consacrata a Lui. Dice la parola in Romani capitolo 12, versetto 1, che noi siamo stati presentati a Dio come sacrificio vivente. Nel momento in cui l'abbiamo accettato, noi siamo consacrati a Dio, poi dobbiamo fare la sua volontà. A me il sacrificio veniva legato all'altare
per essere un sacrificio. Ma noi, Dio ci ha resi liberi, noi siamo sacrifici viventi che parliamo la parola di Dio. Non mai dobbiamo dimenticarci di questo, perché siamo consacrati, appartati per Dio. Noi porteremo la vittoria, noi porteremo guarigione, noi porteremo la liberazione alle persone, e questo ce l'ha detto la parola di Dio. Quelli che temono il suo nome, quelli che sono consacrati a Dio, dice la Bibbia, ma tu hai dato a quelli che ti temono una, dice la Bibbia, leggete, dice una, più forte, cosa ha dato? Una bandiera, perché, leggete, sia innalzata in favore della verità. Amen? E questa bandiera è il Redentore, è Gesù. Gesù chi è? La via, la verità e la vita. Quando tu parli di Gesù, parli della verità. Quando tu non parli di Gesù e parli delle malattie, parli dei problemi, parli delle situazioni, non stai parlando della verità, stai parlando delle negatività. Ma Dio oggi ti dice, parla la mia parola, parla la verità, cambio le situazioni, perché io ci sono. A me? Dio stesso ha innalzato una bandiera per noi, perché Dio ci ha visto. Prima di venire a fare sacrificio per noi, Dio ci ha visto e ci ha chiamato per nome. A me? Lui sa il nome di ognuno di noi. Lui conosce le sue pecore e ci conosce ad uno, conosce il nostro nome e ci chiama per nome e ci dice, non temere perché io ho alzato la bandiera per te. Io ho mandato il tuo Redentore per te. Io ho mandato il mio spirito per cacciare ogni cosa negativa che vuole venire contro di te. A me, e il nemico sarà sconfitto e svergognato nel nome di Gesù. A me, in Isaia 49:22, ve lo voglio dare questo. Isaia 49, prima era 59, ora è 49. Isaia 49. Al versetto 22 dice, così dice dice il Signore l'Eterno, ecco io, non dice Mary, non dice un altro nome, ma dice l'Eterno, io, è Dio che sta parlando. Quando qualcuno dice, Signore parlami, ma che fome parli, no, Dio ti sta parlando nella sua parola. Quando Dio dice io l'Eterno, ti sta parlando a me, dice, ecco io leverò la mia mano verso le nazioni, alzerò la mia bandiera verso i popoli. A me, Dio alzerà la bandiera per te, allora riporteranno i tuoi figli in braccio, dice l'Eterno, le tue figlie saranno sulle loro spalle, sulle spalle, il re saranno i tuoi padri adottivi e le loro regine saranno le tue nutrici, essi si prostreranno davanti a te con la faccia a terra e leccheranno la polvere dei tuoi piedi, così saprai che io sono l'Eterno. Quando tu sei scoraggiato che il nemico sta facendo che sanno, più il Signore ti dice invece il contrario, il nemico non può farti niente perché io sono con te. Loro si prostreranno, ubbidiranno alla parola di Dio e se ne andranno, i nemici se ne andranno perché ubbidiranno alla parola di Dio. Quando tu dirai nel nome di Gesù io alzo la bandiera che Dio mi ha dato, nel nome di Gesù Satana va via, lui se ne dovrà andare perché è Dio che lo sta dicendo. Quando tu lo dici non sei tu, ma è Gesù stesso che lo sta dicendo. Amen? E dice la Bibbia, continua, così saprai che io sono l'Eterno e che coloro che sperano in me non saranno
svergognati. Amen. Dio, poi versetto 25 dice: così dice l'Eterno, anche il prigioniero sarà portato via e la preda del tiranno sarà recuperata. Certo, il diavolo ti ha fatto soffrire in certe cose, magari sei stata afflitta, però Dio recupererà la preda e te la darà di nuovo. Quello che tu hai perso, Dio te lo ridarà nel nome di Gesù. E dice: lo stesso combatterò chi combatte con te. Io combatterò chi combatte con te. Ricordati, Dio ti difende e salverò i tuoi figli. Amen. Dio ci salva i nostri figli, li protegge nel nome di Gesù. E farò mangiare i tuoi oppressori la loro stessa carne. Dio ci vendica. E si inebrieranno con il loro stesso sangue come il mosto. Allora ogni carne riconoscerà che io, l'Eterno, sono il tuo Salvatore, il tuo Redentore, il potente di Giacobbe. Amen. Dio è nostro Redentore. Dio è nostro Salvatore. Tu puoi fare un oggetto di preghiera con questi versetti e puoi dire: Signore, sì, Signore, tu sei il mio Redentore, tu sei potente. Signore, tu mi liberi. Signore, mi hai liberato dai miei nemici. Signore, grazie perché i miei figli sono salvati nel nome di Gesù. Grazie che mio marito recupera la salute nel nome di Gesù, perché tu gliel'hai data. Grazie, Signore, che io recupero ogni cosa che il diavolo mi ha rubato nel nome di Gesù. Io me la prendo nel nome di Gesù. Grazie che i miei figli sono custoditi, che tu li proteggi nel nome di Gesù. Amen. Perché Dio è dalla tua parte, sta lottando con te. Perché? Perché sta alzando la bandiera nel nome di Gesù. Amen. E il nome di Gesù è la nostra bandiera. Non si diparta mai dalla tua bocca. Medita la parola di Dio ogni giorno. Medita Gesù nella tua vita. Amen. Amen. Alziamoci agli piedi. Padre, ti vogliamo ringraziare ancora per la tua parola. Signore, fai in modo che la tua parola sia penetrata nei nostri cuori, nel momento giusto, opportuno, Signore, che possiamo parlare la tua parola, che non possiamo mai dimenticare di questa parola, e il nome di Gesù sia innalzato sempre nella nostra vita, perché tu ce l'hai dato per innalzare la nostra bandiera, che è nel nome di Gesù. Grazie Padre, accompagnaci a casa e la tua protezione su tutti noi e su tutti coloro che sono a casa, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Dio vi benedica. Tanti saluti, pastore Mario.